Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, dopo tante buone notizie, oggi mettiamo assieme tre tasselli per delineare a che punto sono i piani delle élite globaliste, perché gli associati al World Economic Forum stanno accelerando moltissimo le cose, attaccando i popoli su molti fronti per aggirare la notevole resistenza che stanno incontrando. Primo, mercoledì scorso i legislatori europei hanno approvato i piani per rimuovere il veto nazionale per gli stati membri dell'Unione Europea nell'ultimo tentativo di presa di potere da parte dei tecnocrati di Bruxelles associati al World Economic Forum. Un totale di 291 deputati hanno sostenuto la proposta avanzata dal gruppo Verhofstadt, un gruppo di deputati guidati dall'amico di Soros, il globalista Guy Verhofstadt, per modificare i trattati dell'Unione Europea a favore di una maggiore centralizzazione e limitazione della sovranità degli Stati membri. Il voto è stato approvato con una maggioranza di soli 17 voti, dopo che una fazione di gruppi parlamentari conservatori ha espresso una notevole opposizione a questa mossa. L'eurodeputato polacco Jacek Saryusz-Wolski ha accusato i globalisti del Partito Europeo di tentare di trasformare l'UE in un superstato. Saryusz-Wolski si è dimesso dal comitato di lavoro guidato da Verhofstadt per protestare contro lo sviluppo del piano che politicizzerebbe ulteriormente la Commissione Europea e conferirebbe agli eurocrati la competenza esclusiva su diverse questioni, tra cui l'ambiente, l'istruzione e la salute pubblica, ed eliminerebbe la necessità dell'unanimità tra gli Stati membri in settori politici chiave. L'eurodeputato polacco ha definito la mossa un colpo di Stato silenzioso con radici comuniste. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.